Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Dunque, durante questo intervallo con Angelo si discorreva e mi esponeva alcuni suoi problemi. Si domandava, per esempio, forse sollecitato dalla telefonata che abbiamo ricevuto, a chi, dice, mi rivolgo, io faccio queste cose, poi le porto in una galleria, non so bene a chi mi sto rivolgendo. Ho interpretato bene il tuo pensiero? Sì, è questo, è anche un'altra cosa che potrebbe essere interessante. Perché uno sceglie un certo tipo di immagine e non un'altra? Cioè, o per esempio, perché un pittore come me, per quello che riguarda i lavori odierni, ho scelto così quella che abbiamo chiamato screpolature, graffiature, tutte queste cosettine qui, riporto fotografico, no? Ma dico, a un certo momento potremmo parlare anche del perché uno sceglie un nudo. Sì. Diciamo, secondo te, perché uno sceglie un nudo? Poi io magari... Se vuoi saperlo da me. poi io posso rispondere, cioè, diciamo, uno entra in galleria e si trova davanti un nudo. Sì. Con tutti i rischi possibili e immaginabili, che potrebbero essere accademia, che potrebbe essere compiacimento, tutte queste cose secondo me c'entrano, no? Cioè, sì. Il gusto soltanto pittorico, per adesso parliamo solo di questo, del dipingere un nudo, di rappresentare certe forme, di essere contenta, certi, come mi è venuto per benino, col riporto o senza, perché viene bene col riporto e viene bene col pennellino, dico, è soltanto una questione di un momento. E soprattutto poi, per ritornare alla domanda iniziale, a chi è rivolto il nudo, la finestrella, il tubo di scarico, le screpolature e tutte queste cose qui? A chi interessano? A chi parla un pittore come Angelo Liberati, che ce ne sono infinità d'altronde? Sì, ma io non credo che sia un grosso problema questo. Intanto uno si domanda perché dipinge, così come potrebbe domandarsi anche perché parla. Uno può domandarsi perché fa un nudo, ma può anche domandarsi perché parla di politica. Cioè, io credo che negli uomini sia sempre presente questo desiderio, questa necessità di comunicare. E allora se io mi metto a parlare di politica è perché evidentemente ho dei problemi, oppure credo di sapere delle cose di politica, quindi mi rivolgo a qualcuno che diventi un interlocutore possibilmente valido. E allora a questo punto, così come ponevi il problema tu, a chi mi rivolgo io pittore, io Angelo Liberati che dipinge, l'interlocutore può essere di vari tipi. Non so, se io parlo di politica con mia madre, che è una casalinga, diciamo, certo non prendo il fondo di rinascita e discuto con lei questo fondo, mi metto a discutere di politica in termini di aumento di prezzi, per esempio, e mia madre mi capisce benissimo. E se parlo di politica con un politico di professione, e se io credo di sapere di politica, è evidente che farò il sottile, e allora discuterò di compromesso storico, ma cercando tutte le sviolinate, le cosine che servono a giustificare o no il compromesso storico. Cioè, il problema dei livelli dell'interlocutore è un problema che tutti gli uomini si trovano davanti, sempre. Ed è un problema, io credo, proprio non soltanto di conoscenza dell'argomento, ma anche di linguaggi. Capisci? Allora, quando tu dici io vado al cinema e vedo Marlon Brando, beh, ne ricevi una informazione da questo film probabilmente analoga a quella che ricevono tante altre persone che vanno a vedere lo stesso film e vedono anche loro Marlon Brando. Sì, ecco, ma quello che dicevo io, a chi interessa il problema che pone il personaggio Marlon Brando nel film? No, ma non è tanto, secondo me, il problema di per sé a interessare. Il problema di Marlon Brando è un pretesto. Tu ricevi la sollecitazione da Marlon Brando, il quale mette in moto una serie di componenti di vario tipo culturale, anche sentimentale, emotivo, se vuoi, no? E sono quelle che ti spingono a parlare di politica o a dipingere, va bene? Ecco, allora, a chi interessa? Beh, interessa a tutte le persone che sono attente alle cose che avvengono nel mondo, che si accorgono che esistono screpolature e che esistono fatti anche drammatici. Allora, nel momento in cui tu prendi spunto o accogli, ricevi questo tipo di stimolazioni, beh, in quel momento tu ti stai rivolgendo a un numero grande o piccolo di persone che si trovano in situazioni analoghe alla tua, e quindi ti metti in condizione di dialogare. Giusto?
Sì, ma c'è così tutta una questione che mi sfugge, no? Sì. Uno è chiaro che dipinge certe cose perché ha la necessità, prima per se stesso, per indagarle, per tirarle fuori, per conoscersi meglio, no? Sì. Poi c'è la possibilità di dialogare con gli altri. Sì. Ma secondo me nei confronti della pittura c'è un preconcetto, no? Che la pittura non serve oggi. Servirà domani in definitiva, cioè come minimo questo è quello che ci hanno insegnato a scuola, capito? La pittura vista a distanza. Se per questo i preconcetti analoghi ce ne sono tanti, non serve la politica, non serve lo sport, non serve niente. Cioè io direi che dovrebbero essere tutte operazioni che servono nel momento che vengono fatte. Certo. Cioè non rimandate a dopodomani. Cioè in quanto attività umana, in quanto attività umana, tutto serve, perché non è mica detto che servano soltanto i soldi, anzi. Direi che producono tanti sconquasi, tanti problemi, no? Qualunque attività che sia prodotto dell'intelligenza umana, dalla scienza alla filosofia, all'arte, alla musica, tutto quanto, serve e come? Non serve in termini di denaro, non serve in termini di così materialistici, se vuoi, ma in termini di crescita culturale sì, perché è attraverso questi strumenti che la gente impara a stare nel mondo, capisci? Sono strumenti di cui tutti dobbiamo servirci, tu che fai un'opera, ma anche gli altri che vedono la tua opera e che cercano in qualche modo di capirne i significati che tu hai voluto esprimere, che poi siano i tuoi, che siano esattamente quelli, non ha importanza. Ma io penso comunque che la domanda che era arrivata prima, e che non è il caso forse di discutere oggi, ma se sarà possibile, se farai in altre trasmissioni, no? È cogliere le differenze che esistono fra un pittore e l'altro. Ah, sì, sì, e per fare un esempio forse noto a tutti, fra il pittore Fanfani e gli altri pittori, capito? Sì. Si definisce, secondo me, con i vari cambiamenti anche, cioè proprio dell'utilizzazione di un certo tipo di linguaggio che altro, e tutti conoscono il Fanfani prima maniera e conoscono il Fanfani seconda maniera, che personalmente è inutile il primo e il secondo, capito? Però sarebbe necessario forse trovare il modo di spiegarle queste cose, capito? È naturale, certo, non è una cosa che riusciremo a fare adesso. Comunque di queste trasmissioni ne faremo una alla settimana e penso che fra 3 anni forse riusciremo a inquadrare il problema. Magari con più domande, con più telefonate, diventa tutto più scorrevole. Sì, questo, no? Diciamo che è un aspetto tecnico. Allora il problema tecnico va risolto in questa maniera: chi volesse mettersi in contatto dovrebbe telefonare, lasciare il numero e il nome in maniera che poi noi richiamiamo, perché è abbastanza complicato inserire direttamente una persona senza sapere cosa vuole, eccetera. Vorremmo avere la possibilità appunto di metterci noi in contatto, noi li chiamiamo immediatamente dopo. In questo frattempo il nostro tecnico infila tutte le bananine, eccetera. C'è una questione adesso, io non so esprimere, non so cosa succeda là dietro il banco. Comunque ecco, sono questi i problemi che un po' ci hanno bloccato. Quindi chi volesse intervenire faccia il numero, ci chiama, lascia il suo numero e il suo nome, richiamiamo noi e da quel momento entra in diretta e può dire tutte le cose che vuole. Bene, noi vi ringraziamo anche a nome di Angelo Liberati, tutti di Radio 24 Ore, per l'ascolto e vi diamo appuntamento a martedì prossimo alla stessa ora. Arrivederci a tutti. Buon lavoro. Abbiamo trasmesso... Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula.